Azul, sì, Ners. Benissimo. Shipping me E plush. non? Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Paluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Allora, ragazzi, mi scuso prima di tutto per la voce, però purtroppo non sto bene, quindi ve la beccate così. E volevo dirvi che purtroppo sto registrando questo episodio di domenica, per la precisione domenica 2, però sono tipo le 5 del pomeriggio, quindi non è ancora uscito l'episodio di questa sera, il 44 se non ricordo male. E quindi anche se non ho letto i vostri commenti, purtroppo avendo una settimana poi un po' incasinata, sto registrando intanto questo, i commenti relativi al passaggio d'età dei pargoli, però credo che tutti voi conveniate con me che la cosa migliore da fare sia far passare d'età quantomeno Leonardo entro un paio di giorni, perché lui attualmente, facciamo il punto della situazione veloce, abbiamo Leo che ha tutto sviluppato per bene, con tanta fatica, ragazzi, ma l'ha sviluppato per bene. Poi abbiamo Tommaso, che a parte questi due che vabbè, non volevo comunque farli sviluppare, ha i tre che gli servono. E poi quella che mi ha fatto penare, ragazzi, Giorgia, eccola qua, che è riuscita anche a sviluppare il controllo emotivo. Quindi volevo, ragazzi, velocizzare un po' le cose, perché tanto l'adolescenza avremo modo comunque di vederla anche con Aurora. Un po' ce la siamo vissuta la loro, tanto non cresceranno tutti insieme, però io in questo episodio vorrei almeno valutare se far crescere Leo, ora vediamo come si mettono le cose, e al massimo nel prossimo far crescere i gemelli, detto proprio fra noi, perché voglio star tranquilla, insomma, che hanno tutto quello che devono avere sviluppato e viva e viva. Comunque, oggi è arrivato il momento di festeggiare Jacopino. Io lo farei subito passare d'età. La nostra ha preparato una bella torta. Quindi forza, si festeggia, ragazzi. Vai, Jacopino. Tanti auguri. Oh, tutta la famiglia riunita. Ragazzi, che meraviglia. Vai, vai, caro, vai. Tanti auguri perché, ragazzi, è un giovane adulto da tipo 40 episodi, quindi. Anzi, 44. Un po' meno, però vabbè. Da una vita e quindi è giusto che ti diventi adulto. Oh, Jacopo è passato di età. L'età adulta ti aspettano la realizzazione dei sogni, la pianificazione del pensionamento e la crisi di mezza età. Speriamo di no. È il momento ideale per iniziare a definire gli obiettivi vitalizi che lui, devo dire, ha già definito alla grande, ragazzi, perché è al vertice della carriera. Ha quattro figli. Cioè, voglio dire, che vuole di più dalla vita? Quindi festeggiamo. E direi di prendere. Sì, buonanotte, prendi un pezzo. Si festeggia così, ragazzi. Anche tu, tesoro, prendi un pezzo. Patato, prendi un pezzo anche tu. Lui magari fa compagnia, ragazzi. No, scherzo. Anche lui per il compleanno di suo padre prende un pezzo di torta. Lei più che mai. E lei veloce perché poi deve andare in bagno. Caro, tu con gli zuccheri, cioè baci piano, prendi un pezzo, ma non esagerare, ecco. E tutti festeggiano, Jacopino, ragazzi, sembra ieri. Scusate, che questa famiglia un po' è nata, no? Che avevamo solo Ilaria, cercava il vero amore, insieme ai furti, vabbè. E guardate invece ora che splendida famigliola. Mi piacciono veramente tanto. Quindi, caro, come ci si sente ad essere diventati adulti? Ah, benissimo, benissimo, bene. Sono felice per te. Perché sì. Ora, ragazzi, come potete vedere, ufficialmente adulto, ora. Diventa anziano da 80.000 giorni, no, 96, quindi è voglia a te. Però, insomma, no, intanto. Oh, perfetto. Conoscendolo, ragazzi, me la va a bruciare immediatamente. Perché ormai, vi ripeto, lui è un po' fissato. Quindi vai, tesoro.
mentre la nostra sparecchia. Allora, cerchiamo un attimino di darci da fare. Dunque, il nostro Jacopino è passato d'età. Ragazzi, non volevo fare chissà quale festa, volevo una cosa molto semplice, anche perché qui non è come nel gioco per PC che posso scaricare lotti, insomma, tutto spiano, quindi non era il caso. Parla un po' con tua figlia, perché i nostri hanno intenzione molto presto di organizzare un altro colpo, a dire della giornata. E secondo me, ragazzi, lui la adulerà un po', perché secondo me è rimasto colpito dalle doti di sua figlia. Non pensava, ragazzi, che fosse così brava, ecco. Farà una conversazione profonda e in più condividerà le foto, perché secondo me era lui che si era occupato del sistema di allarme e quindi condividerà le foto. Allora, intanto però dobbiamo occuparci degli altri. Guardate questa come sta, voglio dire, ragazzi, addio. Quindi vieni qua, tesoro. Usa, ecco qua, al solito lo schifo. E fai la doccia. Lui è andato sotto l'acqua, tesoro. Ma vabbè. Vabbè, ragazzi. No, Fe, non ti devi. Mamma mia, oh. Stai calmo, però, eh. Pure colpa mia, è solo colpa mia, ragazzi. Allora, dicevo, no, volevo fare. Ecco, vai a fare jogging. Mentre te. Eccola là, qualcuno lo chiama. Chi sarà? Summer. Vuole venire da te per passare del tempo assieme. Perché no? Lui ha diversi desideri, ragazzi, da dover soddisfare. E quindi sì, facciamo venire Summer. Intanto, visto che comunque è un orario ancora decente, il nostro Jacopino, pifferaio magico praticamente, si mette qui e ci suona qualcosa. Guarda, caro, fai così. Ravviva l'ambiente, perché male non fa. Tesoro, tu magari intanto potresti fare i compiti, perché la settimana, insomma, è appena iniziata, direi che è il caso. Tu, patato, che stai facendo? No, non ho capito. Naviga su internet, va bene. Stai facendo delle ricerche? Dove? Per qualcosa di qua, sicuramente. Per qualcosa? Cosa stai guardando, caro? Non si sa. Forse, ragazzi, secondo me, conoscendolo, sta già guardando i concorsi per entrare in polizia. Perché sì, vi ricordo che lui sarà il nostro poliziotto. E da una parte, ragazzi, è meglio se i nostri hanno un po' di differenza d'età quando crescono, perché comunque possiamo dedicarci un po' al lavoro di Leonardo, sperando che non sia buggato, ragazzi, perché fino a non molto tempo fa, se avete chiacchierato, dai, avete preso accordi per l'ultimo furto, vieni qui e baciala, tua figlia non lo sa, che sta insieme, ecco, fai un bacio appassionato. È una carriera un po' buggata, quella del medico, purtroppo, e quella, tesoro, tu ripulisci poi. Quella del medico e quella del. Dove state andando? Ma come ti sei vestito? Ah sì, gliel'ho dato io sto coso. Ma davvero te l'ho dato io sto coso? Io non me lo ricordo. No, io non ti ho mai conciato così. Vabbè, ragazzi, fai come ti pare. Dicevo, sono carriere un po' buggate, tranne lo scienziato, ragazzi. Quindi va un po' a fortuna, per non dire altro. Allora, vai, fai velocemente i compiti. Chi è? Fermi. Fermi, qualcuno lo chiama. Cristina si sta chiedendo se vuole andare a casa sua. Perché no, ragazzi? E così, ragazzi, siamo arrivati a Willow Creek. E con enorme sorpresa, c'è sì la nostra Cristina, ma c'è anche suo padre. Secondo me, il caro Giovanni Caruso, secondo me, ragazzi, vi dico la verità, lui, vedete, è contento. Perché Leo è un tipo un po' quadrato, diciamo, molto preciso. E conoscere il padre della sua ragazza, no? Secondo me è una cosa che gli fa piacere. Quindi,
Lui la bacia sulla guancia perché davanti a suo padre, figuriamoci, non esiste che romantico. Bacia sulla guancia perché Cristina, ciao, sei arrivato finalmente. Guarda, mio padre ti sta aspettando, non hai fatto neanche ritardo, fortunatamente. Non dirmi che devo andare a qualche partita di baseball con lui, Cristina, perché io non sono molto amante dello sport, ti prego. Ma no, prenderete giusto, che ne so, un cappuccino, un caffè insieme, parlerete, capisci? Mio padre ha iniziato a fare discorsi strani su scrivere i capitoli della nostra vita. Insomma, stiamo per crescere, quindi vuole sapere le nostre intenzioni. Sì. Mi sembra un Oh, discorso sensato. Benalta. Oh, ti ringrazio, ti Polito. ringrazio. E quindi, Pomeroy. va bene, lo... Lenorga, maybe. Shwe bao. Molto volentieri, sai, io non sono tipo da tirare bidoni. Beh, ragazzo, me lo Dag, auguro. Salve. E quindi tu sei... Il figlio del pianista, del famoso pianista. Bravo, Sì, papà, vedi, lui è un bravissimo Chimico. ragazzo. Te lo Yes, stavo no, dicendo, appunto. Sì, ecco, Ivora. io, insomma, faccio sempre la raccolta differenziata. Ma cosa c'entra? Cioè, che tu butti l'immondizia e fai la Che tu, differenziata, che poi non è neanche bit of vero. wicks, So me anche un po' ciao, bit of cucinare, moisa. quindi in Noi, futuro, se fosse, fras pulisci bobsel, anche il bagno, chichi, perché sai, his questa è una pipsel cosa goosh. da veri uomini. No, sto scherzando, ma stai Yeah, tranquillo, insomma, no? Sì, sai, mio padre è un tipo molto alla mano, meno male. mo. Papà, ora l'hai conosciuto, Iman. sei contento, vedi, insomma, è alla mia altezza, no? Non è un sacchetto dell'immondizia. Beh, sì, insomma, inoltre, anche se sono il figlio di un pianista, io non sono un disco rotto. Ah, capito la battuta? Concepito. No, non l'abbiamo capita, tesoro, nemmeno io che l'ho detta l'ho capita, quindi figuriamoci. Comunque, Mo. sì, il capitolo della Zapay. nostra Ah. vita. Io voglio Yeah, diventare, non dirmi che vuoi fare il pittore o cose del genere così assurde, ti prego. Vedi, mia figlia deve stare con un uomo che non vuole perdere tempo a prendere mosche. E lui, no, no, io, anzi, tesoro, papà si preoccupa per te. Sì, papà, ma non essere pressante, ti prego. Lui è così bravo ragazzo, sì, ma non fatemi ste azioni davanti a papino, non è il caso. Quindi magari, perché no, entrate in casa. Ragazzi, la casa dove lui è nato, tra parentesi. Ma è arredata sta casa? Non ho parole. Non lo so nemmeno se è arredata, ragazzi, diciamo di no, però vabbè. E quindi sì, dovranno restare qua perché lui non può, non li fa entrare. Impara a conoscerlo perché è giustamente, no? Shishi toi? Vede, io voglio fare il Ah, poliziotto, il dorma. detective. Vabbè, sentite, io mi vado a fare una corsetta. Sì? Tu sei creativo e non vuoi che faccia il pittore? Shark swims. Comunque Spino sì, cercherò di regalare sempre buone Ina. giornate di sole a sua figlia. To Barno. Insomma, signor Giovanni, sono un Ah, ragazzo senza serio, cu. ecco. Miku. Vedi, Yami? la cosa fondamentale per me è che sia con il sole che con la Oh, pioggia o quando sarà Zahitza. nuvolo, prenderei sempre cura della Quare mia bambina, mumsna. capisci? Eh? Perché altrimenti per me Sepene. sarebbe difficile. Affidartela. È la mia bimba. Certo, va bene, caro, no, non ti preoccupare. Chiedigli della carriera anche per imparare a conoscerlo. E soprattutto, ecco, quello mi interessa. Fermi. Fermi. Mi interessava questo qua, ovvero dov'è sparito? No, dobbiamo trovarlo di nuovo, ragazzi, perché lui vuole un po' discutere dell'umore di disagio. Ecco, discuti dell'umore di disagio. No, Concludo. so che scoppierebbe Shishi una guerra, tua. insomma, io sono un bravo Ah, ragazzo, dorma. mi impegnerò per dare il Yabba meglio, lui è snakes. un padre casalingo, vedi, Non si Criffin. preoccupi, non puzza niente, Heather cioè, sono Song. un bravo Zoinga. ragazzo. Piuttosto lei, non lo so, mi Stone. sembra... Lei è Chalu. un pittore, giusto? Per questo non vuole che io faccia il Founder. pittore, cioè... Tafuni E lui, Du. immaginiamo, sa, Cristina mi ha raccontato che vi siete dovuti Sasuna. trasferire qui Ruthie. dopo che... Ha dovuto chiudere la sua Chi? galleria. Ebbene sì, Sigafoos. ragazzo. Ashi. Devi capire che la vita non è Ramses. fatta solo di Ma. sogni. Piava. Io ho sognato ed ho fallito. Arthanaia Quindi ora Bonin voglio per mia figlia Grande. un uomo che non Che sei? stia a perdere tempo a prendere Tenebrae. mosche. Perché, per Miki. carità, l'arte è Quinna. importante, ma non può garantirti un Rimblegreen futuro. Bone. No, no, certo, Crimbo io immagino, Nooch. non si preoccupi. Gorim Io sono Barospa. una persona seria, insomma, non You farò know what? scoppiare una guerra. E le posso assicurare che anche nei giorni più brutti, nei giorni di pioggia, io sarò sempre accanto alla sua bambina. Beh, certo, ok, è giusto. No, non discutere delle tecniche di ballo, perché anzi, Sycophus.
Ho raggiunto l'abilità 3 di carisma. Bene, no, vorrei imparare a conoscerlo meglio. Perché ce lo vedo, ragazzi, lui che a parte si complimenterà per l'abito. E senti freddo, caro, perché non ti cambi? Cos'è questo ci crepa qua, ragazzi, eh? Non morirci qua, ti prego. Vorrei imparare a conoscerlo meglio. Vedi, anche mia moglie mi ha lasciato. Purtroppo. Ha voluto divorziare quando ha visto che non ero all'altezza, che ero un lama che pensava soltanto alla sua passione. Capisci? Avrei voluto cadere su una buccia di banana, sbattere la testa e ricominciare, ma come puoi vedere? Eh? Ce l'ho fatta! E infatti abiti in una casa, tesoro, che non ha neanche i mobili. Vabbè, a modo suo ce l'ha fatta, su via. No, certo, lei è veramente un grande, insomma. Comunque, non si preoccupi, non indosso maschere. E mi occuperò sempre di sua figlia, insomma. La rispetterò sempre, la amerò sempre, ecco. Tu sei pure infantile, olè. E quindi, evviva. Parla della temperatura fredda, visto che hai sentito lui che è un po' batteva i denti, diciamo. Mi sto già informando tramite internet quando ci sarà il concorso per entrare comunque in accademia. Nonostante il freddo non mi spavento, io sono un ragazzo di mondo, ma che c'entra il freddo? Vabbè, sono un ragazzo di mondo e mi sto già muovendo per... Ecco, è pure pigro. Olè, ragazzi, ce l'ha tutte queste. Vabbè, quindi diciamo che era un tipo... Capiamo bene perché la moglie l'ha lasciato. Era un po' una persona inconcludente, ecco. Diciamo che Cristina qualcosa aveva accennato al nostro Leo. E lei è tornata e ha avuto la decenza di cambiarsi, quindi... Papà, ti prego, ora possiamo smetterla di fare il terzo grado a Leo? Volevo fargli vedere un video fortissimo. Sì, va bene, non voglio essere il solito dinosauro che sta qui a infastidire voi giovani. Andate a divertirvi, ecco appunto. Azioni, forma un gruppo. Ma che con Giovanni? Perché possiamo formare un gruppo solo con lui? Se perché lei sta andando a dormire? Vediamo un po'. Abbraccialo affettivamente. E magari questa è Ilaria. Tesoro, ma che fine hai fatto? Sei uscito senza avvisare? Beh. Ah, perché lei è già nel gruppo. Ragazzi, io sempre sveglio. Allora, l'Alberghini sta per passarmi a miglior vita. Io ve lo dico, ragazzi, perché sembra un avatar. Cioè, voglio dire, ma come ca... Daniela, ti prego, io capisco che vuoi mostrare le tue grazie fino all'ultimo, però, insomma, copriti, bella mia, perché la vedo brutta. Venite un po' qui. Dov'è, dov'è, dov'è? Aspettate, fermi tutti, perché qua... Oh, venite qui. Tutte e due, vai, vai qui insieme. Separiamoci dal papino qua, perché per carità. Bello, caro, simpatico, però insomma, no? Vuole stare anche un po' da solo con la sua bella, giustamente. Se lei si degna di raggiungerci, dov'è? Tesoro, di a tuo padre di indossare qualcosa, se no farà la fine dell'albe. No! No, ma che chiacchiera con Daniela? Daniela, vattene via! Vai a metterti un maglione, porca pera. Allora, e ora, insomma, no? Vuole cioè, aggiornarla, diciamo, vuole dirle che sta già guardando appunto i concorsi. Quindi aspettate un attimo, dov'è? No, migliori amici, no. Conversazione profonda. E magari le dirà, sai, sono contento di aver... conosciuto tuo padre, non devi preoccuparti perché io, insomma, sono... compro un portaombrelli qua, ma voglio dire perché io sono... Oh, sei amichevole, perfetto. Sono un ragazzo di mondo, insomma, anzi sono felice che tuo padre abbia sentito bisogno di conoscermi perché, insomma, sappi che sto già cercando. Vedi, non devi farti condizionare da mio padre. La vita va anche vissuta con un po' di calma, ti prego, non corriamo, ok? Perché capisco che lui abbia vissuto in modo un po' strambo, però non è che devi farti condizionare da lui. E lui però ha detto, no, guarda, io, cioè, ho già visto il concorso, non ti preoccupare. Insomma, su di me puoi contare, perché... Fatta la rima, ragazzi, sempre queste poesie mistiche. Lo sai che puoi contare su di me, vero? Non vivrai quello che hai vissuto quando eri bambina.
Perché comunque, ragazzi, lei non ha avuto proprio un'infanzia serena, a differenza del nostro Leo, perché il padre ha perso tutto, la madre se n'è andata, non si è portata via lei perché nemmeno lei stava messa tanto bene e soprattutto perché è scappata con un altro nella mia mente. In realtà non c'è, cioè non c'è la mamma, quindi non so che fine abbia fatto. Però sì, per me è andata via perché il padre era, insomma, avete visto, no? E quindi lui magari vuole Smurfs, tranquillizzarla, ma lo so Shumba Smurfs, che tu Unga, sei un bravo ragazzo, Yanka che non perderesti Bamu, mai tempo a prendere mosche, però. Zamba E so che con te posso stare più che Basha, tranquilla, però non farti Habre, condizionare, Sukha ecco. Habre, Num Fra. No, va bene, lo prometto, non diventerò mica una statua. Bene, che vuol dire non lo so, però vabbè. Nabo. Però non voglio che scoppi una guerra con tuo padre, capisci? Anche se ora non posso permettermi un'auto. Non potrei permettertela tesoro per molto tempo perché non esistono le auto qui, quindi la vedo difficile. Voglio impegnarmi al meglio, va bene, ok tesoro. Quindi dalle una rosa, flirta con lei, la bacio e te ne vai perché direi che l'ora è, cioè è ora proprio, ragazzi, è tardi. Quindi vai a flirtare con lei e poi magari le dirà, guarda, ora io però devo andare. Prevna, Kalidna, Perché Gren, sai, si è fatta una certa, come si dice dalle Ucha mie parti. Nipo, Comunque Borb, ti ho portato questa. Oh, Chai, ma davvero? Ma dove la tenevi? Chi lo sa. Luoghi Ender, mistici True anche lì. Fame, Quindi, ora però devo andare. Ci vediamo domani, vero? E lei, ma certo. Wadis Sì, vai perché è tardi, se no tua madre poi magari scrive anche a me. Beh, in effetti non è il caso, caro mio. Quindi vai. Racconta la barzelletta spinta, ma anche no. Ecco, basta. Quindi va bene. Direi che è arrivato il momento di tornarcene a casa. L'hai salutata. E Nabo. quindi va bene, se domani non piove, cioè se dovesse piovere, mi raccomando, ti aspetto da me. Va bene, certo. Mi raccomando, inviami un SMS appena torni. Ragazzi, oh mio Dio, sono appena entrata in partita. No! Vi prego, Arsenio. Arsenio, tu sei sacrificabile. È brutto detto così, ma. Non vorrei mai, ma ti prego, spegnilo! Ma che Jacopo ha scoperto l'incendio, Jacopo! Mamma mia! Vi prego, spegnetelo! Ma perché Jacopino già. Deve intervenire tua figlia, eh! Spegni almeno questo! Oddio, ragazzi, non ce la fa! Oh, santa pera, ma. Io non lo so, ragazzi, ma, cioè, ma scherziamo? Spegni sto coso, ma perché hai acceso il fuoco? No, vabbè, ragazzi, io non ce la posso fare. Vi giuro che non ce la faccio. Vogliamo spegnerlo sto coso? Senti, Jacopì, cioè, sei diventato adulto per morire, non credo, no? Spegni sto coso. Che è qua? Flirta con Ilaria, eh? Sì, dall'oltretomba se continua così. Spegnilo. Oh, ci pensa lui, non preoccuparti, almeno una cosa la fa. Mamma mia, ragazzi, cioè, ma vabbè, qua a parte tutto rotto, avete rotto pure le pere. Sostituisci sto coso, usa e fai la doccia. Cioè, ma uno può star sereno in questa casa? No! Non può star sereno perché poi capitano ste robe, io non lo so, boh. Veramente, ragazzi, sono senza parole. E lei viene qua, chiede meno spiegazioni, secondo me, del tipo tesoro, ma cosa è successo? Cioè, mi fai prendere questi spaventi a te, eh? Indaga, senti, che voleva fare? Voleva farla finita. La crisi di mezza età, ragazzi, che cappello è successo? No, fai. Dov'è? Ecco, fai una conversazione profonda del tipo, caro, ma. Volevi andare a finire nella tomba prima del tempo? Eh? Ma come? Io non ti faccio mangiare il cibo spazzatura e tu combini questi casini? No, tesoro, è che volevo una pausa dalla musica. Avevo freddo, insomma, sai. Ero freddo come una statua. E lei, beh, senti, la prossima volta cerca un altro sistema. Vai su internet e non sai usare il caminetto. Beh, in effetti. Tesoro, dai, non ti arrabbiare. Non volevo, certo, commettere un gesto del genere. Vorrei ben vedere, non puoi lasciarmi sola con quattro figli, hai capito? Ok, tesoro, va bene. Non ti lascia sola, stai tranquilla. Cerca di avere un figlio, direi di no. Dov'è? Dov'è? Ragazzi, oh. Dai, flirta con lei e poi dopo abbracciala perché poverina le ha fatto prendere uno spavento. Ma io ragazzi, veramente.
Ecco, beh, coccolati con lei. Oh, tu invece fai un'opera pia e cerca, ecco, fai un complimento a tua sorella. Prova a rincuorare, patata. Madonna mia, ecco il misticismo, fino di misticismo in un'immagine. La tristezza. Cioè, quindi sì ragazzi, direi che noi ci fermiamo qua per questo episodio. Proprio perché non ho avuto modo di sentire, di leggere, insomma, cosa voi ne pensate. Mi sembra giusto per ora non festeggiare il compleanno. Io cercherò il più possibile. Spero ragazzi di aver tempo perché vorrei tanto giocare off camera, però non ho proprio mai tempo. Però cercherò il più possibile, ecco, di giocare off camera. In modo tale da magari farli sviluppare quantomeno l'abilità di mixologia off camera, ragazzi, perché altrimenti addio. Alla fermi. Patato, puoi quantomeno, ecco, fare i compiti, grazie. Tu fai una cosa, prenditi un giorno da scuola perché sei distrutto. Fammi vedere una cosa, aspetta. Sei già uno studente del liceo da 10, stai una meraviglia, quindi per favore, no, il calendario no, restatene a casa. Quindi ragazzi, fatemi sapere, ecco, se secondo voi soltanto Leo deve comunque sviluppare, diciamo, al massimo il lavoro part-time, o se secondo voi, in base al carattere che abbiamo un po' delineato, di Tommaso e anche di Giorgia, se anche loro devono o meno farlo. Perché secondo me, in realtà, ragazzi, tutti e tre, io li vedo comunque molto maturi per la loro età, ecco, diciamo. Quindi, secondo me, se prendono un impegno, poi lo portano a termine. Però mi rimetto a voi. Quindi, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, abbiamo fatto poco, me ne rendo conto, però non volevo andare troppo avanti, ma ci tenevo a festeggiare da una parte, ragazzi, voglio dire, non poco, insomma, abbastanza, perché abbiamo festeggiato il compleanno di Jacopino, quasi assistito alla morte di Jacopino, conosciuto il futuro suocero del nostro Leo, e direi che possiamo essere soddisfatti. I nostri stanno già progettando il prossimo colpo, quindi tra non molto assisteremo questi devono finirla di svuotare quella casa, ragazzi. C'è ancora parecchia roba. E quindi assisteremo anche a un altro colpo dei nostri Valentini. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, ragazzi, nella descrizione del video, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, che è qua. Perfida, certo, tu sei felice, mi pare ovvio. Ma soprattutto, mamma mia, i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Macinima con The Sims 4 e gameplay con PlayStation 4 e PC. Mi raccomando ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono bravi, simpatici, molto molto talentuosi. Quindi veramente andate, iscrivetevi e attivate le campanelline, mi raccomando. Quindi ragazzi, che dire, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Simmers. E non...